Ciao ragazze, secondo video della serata, questo video farà parte della rubrica Book Time, infatti avrete già capito che si tratta di un libro e anche questo fa parte sia del mondo del benessere e della bellezza, ma non sul make up, ma sulla nail art. Infatti da poco, come saprete, chi segue Michelinia sicuro lo sa, vi metto comunque qua il link del suo canale. Ha scritto da poco un libro e lo sta presentando in tutta Italia. Se non sbaglio, domani lo presenta a Milano. Io ci tenevo tanto a esserci, ma purtroppo col cambio turno a lavoro purtroppo non ci potrò essere. Comunque l'ho voluto acquistare ugualmente perché seguo molto Michelinia, mi piacciono molto le sue nail art e penso sia una persona davvero molto simpatica, anche perché segue molto anche i suoi video outfit, fa anche dei video tutorial di make up, qualche review, qualche video vlog molto interessante, alcuni molto discussi come quello della dieta, ma secondo me ognuno è liberissimo di mangiare quello che vuole. Però l'ho voluto acquistare perché veramente ci sono affezionata come ragazza, perché comunque seguo molto i suoi video. Vi presento subito il libro, che è questo qua. Lo trovate con il regalo, lo smalto per realizzare una nail art che c'è anche dentro il libro. Ed è uno smalto realizzato da lei, il colore è stato scelto da lei, le sfumature del colore sono state scelte da lei ed è in collaborazione, come avrete capito, con Pupa. Io adesso lo volevo mettere, ma soltanto che ho le unghie un po' disastrate in questi giorni e quindi non applico smalto finché non crescono un pochettino. E questo è il colore, è molto molto carino. È un magenta, lei nel suo video ha detto che comunque è uno dei suoi colori preferiti il magenta, almeno anche soprattutto negli smalti, e anche per me è un colore bellissimo. Secondo me se avesse fatto anche solo lo smalto io l'avrei acquistato ugualmente, anche se comunque non ho uno smalto pupa, quindi questo è il mio primissimo smalto pupa, realizzato appunto e personalizzato da Michelinia e è in edizione limitata e non è un costo aggiuntivo al libro, ma è sempre nei 17,50 euro del libro. Quindi questa parte poi si può togliere tranquillamente, non è attaccata al libro. E questo è il libro, molto molto bello, sempre di Rizzoli, e mi piace veramente veramente tanto, perché come i libri di Clio e di Giuliano non va direttamente a fare dei tutorial, ma spiega passo passo anche le cose che ci stanno dietro alla nail art, quindi come si fa una manicure, che cos'è una mano, com'è composta la mano e tante altre cose, tante altre nozioni. Ma adesso lo sfogliamo insieme. La foto è molto bella e nelle mani, come vedete, ha delle diverse delle nail art per ogni dito. Aprendo il libro c'è subito la dedica per noi youtuber che la seguiamo ed è molto carina come cosa. Anche qua c'è il sommario, c'è un po' della sua introduzione, parla della sua vita in poche righe. E poi c'è l'ABC delle unghie, infatti spiega come sono fatte, i problemi delle unghie e tante tante altre cose. Poi fa vedere gli strumenti principali per la manicure. E lo fa anche poi in seguito per la nail art, quindi pennelli e cose varie. E poi spiega passo passo, questo è uno dei primi tra virgolette tutorial che fa vedere, di come si fa la manicure. Naturalmente non vi soffermate a vedere solo le immagini, ma leggete anche le didascalie vicino, perché danno consigli molto utili su come farla bene e in modo semplice. Fa vedere anche la French manicure e poi una cosa che mi è piaciuta molto, parla innanzitutto degli smalti, delle basi, la diversità tra base e top coat, le varie tinte con i vari finish, scovolini e tipologie di pennellino. Ma una cosa che mi è piaciuta molto, che non l'ha data per scontato, è come applicare lo smalto, e lo fa vedere passo per passo,
Ma la cosa che mi è piaciuta ancora di più è che mi ha dato un nuovo metodo per rimuovere lo smalto, che in teoria è quello utilizzato comunque per rimuovere lo smalto gel, però anche per lo smalto potrebbe andare bene, che è questo: che l'unghia viene rivestita col cotoncino pieno di acetone e poi viene messo nella carta argentata e viene lasciata per qualche minuto. Come vedete, l'unghia poi è perfettamente pulita e quindi mi è piaciuto. Poi arriva la sezione nail art, però principalmente spiega i vari tipi di smalti, gli effetti, fa vedere il piccolo tutorial sulle unghie crack, anche su quelle metallizzate. È una cosa che mi è piaciuto, che fa vedere i nail patch come si inseriscono, che io non sono in grado, infatti non ho mai comprato un nail patch perché non sono in grado. Eppure invece qua lo fa vedere con molta semplicità, quindi sicuramente lo proverò. Come vi ho detto, ci sono gli strumenti per la nail art, quindi dotter e pennellini vari, e poi fa vedere i suoi progetti. Io ve ne faccio vedere qualcuno che mi è piaciuto, ad esempio questo, come della manicure fa vedere dettagliatamente le foto, forse perché è blu, per questo mi piace, non lo so, perché comunque mi piace molto come nail art. E poi un'altra che mi è piaciuta, ad esempio fa vedere anche il marble e la tecnica del giornale. E poi un'altra che mi è piaciuta, aspettate che la trovo, che anche questa è blu, sono proprio inevitabile. E questa è l'altra nail art che mi piace moltissimo. A fine libro fa i ringraziamenti, ringrazia sempre le sue iscritte su YouTube e tante altre persone, ringrazia anche lo staff Pupa. Questo è il libro, come vi ho detto costa 17,50 euro. Devo fare i miei complimenti a Michelinia perché comunque ha fatto un libro molto bello, ben strutturato, e sicuramente mi ci metterò a fare qualche nail art dei tuoi progetti. Spero che tu guarderai questo video, ma non penso proprio, magari se lo linko sulla pagina. Ciao ragazze!